Eccoci qui nuovamente a questa seconda parte di Pepe e Sale. È il primo appuntamento, dobbiamo dire che staremo insieme lunedì, mercoledì e venerdì, tutto questo mese di agosto, per provare anche noi un pochettino a vivere quest'estate, perché sì, lavoriamo tanto e attraverso i vostri video, filmati e immagini proviamo anche noi a fare un tuffo in questa Summer 2015. Hai fatto qualche bagno tu quest'anno? Tuffi in acqua. Una domanda un po' intima, addirittura. Vabbè, allora torniamo a fare i seri, perché avevamo detto prima del lancio della pubblicità che dobbiamo intervistare un ospite. Esatto. Alessandro Nucara, che chiamiamo tra non molto. Cosa parleremo con lui? Alessandro Nucara è il direttore generale di Federalberghi, che sappiamo essere l'associazione rappresentativa degli albergatori italiani, e con lui parleremo proprio di alcune news recenti che riguardano le vacanze degli italiani. Sappiamo che un italiano su due sta andando in vacanza, come è stato diffuso proprio da Federalberghi, da un comunicato. Però il budget si è effettivamente ridotto, perché se prima i vacanzieri andavano in vacanza e soggiornavano per 9 giorni, questo accadeva nel 2014, nel 2015 le cose sono un po' cambiate. Si sono ridotti i giorni di soggiorno, però continuano a non rinunciare alle vacanze. Sei un po' triste però quando dici questa cosa, forse perché tu non potrai fare nessuna vacanza quest'anno. Sì. Va bene, allora salutiamo, diamo il benvenuto a Alessandro Nucara, direttore generale di Federalberghi. Buon pomeriggio, direttore. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Allora, innanzitutto vorremmo sapere, in questo momento lei è o non è in vacanza? Sì, io sto godendo di qualche giorno di vacanza. Come voi faccio parte di una squadra, una grande squadra, io in realtà sto in seconda linea, di 2 milioni di persone, 2 milioni di italiani che in questo momento stanno a lavoro per ospitare al meglio i tanti turisti italiani e stranieri che si godono il meritato periodo di vacanze estive. Ecco, perché questa è poi anche una cosa molto interessante, perché la cosa bella o brutta dipende dai punti di vista, che poi c'è gente che deve lavorare per far divertire gli altri, però è ovvio, c'è bisogno anche di questo, insomma. Assolutamente sì, è il bello della professione. Per lavorare in questo settore bisogna avere passione, bisogna avere competenza tecnica molta, bisogna avere la voglia di aprirsi agli altri e il concetto del servizio. Quando diciamo economia del servizio, ecco, il piacere di lavorare per far sì che gli altri stiano bene, che gli altri si divertano, è una componente essenziale. Se non la si ha, si fa fatica a svolgerlo. Ma dicevo, 2 milioni di persone non sono poche, che come tante formichine giorno dopo giorno accolgono i turisti italiani e stranieri, che sono tantissimi, sono sempre di più fortunatamente. Però le spese stanno in qualche modo diminuendo, gli italiani stanno cercando di tagliare il budget. Sì, noi abbiamo dato nel nostro comunicato dei segnali di fiducia e di ottimismo, come è giusto dare, perché c'è qualche italiano in più che quest'anno va in vacanza, e abbiamo dato anche dei segnali di realismo. Non ci sono dei numeri esaltanti, questo va detto con chiarezza, lo ricordavate voi prima, la vacanza un po' più breve, questa è una tendenza generalizzata, eh? Attenzione, vale in generale, si fa anche qualche weekend in più durante l'anno e non si fa più la villeggiatura, la vacanza estiva lunghissima. Ma in questa fase storica, oltre al cambiamento del modo di fare vacanza, c'è anche sicuramente l'influenza di una situazione economica che sembra migliorare, ma ancora non è uscita dal tunnel. Quindi una vacanza leggermente più breve rispetto all'anno scorso, una spesa più bassa. Quando parliamo di vacanze, badate bene, noi siamo di Federalberghi, ma in questo momento stiamo parlando di tutti i tipi di vacanze, sia di chi va in albergo, e continuano ad essere la maggior parte degli italiani a fare vacanze in albergo, ma sì, anche chi va in casa di parenti, amici o in altre soluzioni, quindi c'è di tutto. E nel complesso, piano piano, stiamo risalendo. Non siamo ai numeri di 7-8 anni fa, ma siamo un bel po' sopra l'anno scorso, e questo è un segnale positivo. Significa che più persone si possono godere la vacanza, significa che c'è qualche soldino in più nelle tasche degli italiani, significa che c'è qualche posto di lavoro in più per chi lavora nel settore del turismo. Ecco, nel vostro comunicato voi avete parlato anche di bed and breakfast, ma qual è la reale differenza tra bed and breakfast e albergo? Ma direi che essenzialmente sono due modi completamente diversi. L'albergo è una struttura organizzata per dare servizi,
con una gran quantità di personale e una serie di optional che la piccola struttura Bed & Breakfast non può dare. Entrambi stanno sul mercato, c'è spazio per tutti, l'importante è che si sia sul mercato correttamente, si competa correttamente. Purtroppo, e questo noi lo diciamo da tempo, sul mercato che genericamente si definisce del bed and breakfast, ma poi le formule vogliono dire poco, perché il fenomeno che noi denunciamo e che ci preoccupa è un fenomeno di diffuso esercizio abusivo dell'attività recettiva, quindi non si può, tecnicamente non si potrebbe parlare neanche di bed and breakfast. Si dovrebbe parlare di persone che abusivamente, senza avere permessi, senza avere autorizzazioni, stanno in vendita, spesso online, grazie alle offerte che dà il mercato della rete, internet, e oltre a fare concorrenza sleale agli esercizi regolari, anche ai bed and breakfast regolari, ci sono anche quelli, offrono un servizio che non dà garanzie al cliente, al turista, e questo dovrebbe preoccupare. Penso alle norme sulla prevenzione incendi, all'igiene sugli alimenti, alla protezione. Dicono un'informazione che non tutti hanno: ogni sera i gestori degli alberghi, degli esercizi regolari, comunicano all'autorità di pubblica sicurezza, ieri alla polizia, oggi a un cervellone di Schengen, il nome delle persone alloggiate. Questo fa sì che la pubblica sicurezza, se c'è qualche malintenzionato in giro, lo individui abbastanza facilmente. Quindi è un piccolo sforzo burocratico che gli alberghi fanno volentieri per aiutare le forze dell'ordine a tenere d'occhio quello che accade in giro. Beh, milioni di persone dormono in esercizi abusivi dove questo controllo non c'è. Milioni di persone dormono in esercizi abusivi dove la prevenzione incendi non è rispettata, dove l'igiene degli alimenti non è rispettata. Tutti i nostri dipendenti fanno un corso per far sì che quando vi portano il caffè la mattina a colazione, o se decidete di pensare al ristorante dell'albergo o un ristorante per strada, l'igiene è garantita al massimo. Sapere che ci sono esercizi che in maniera abbastanza garibaldina, spontanea, svolgono queste attività, tranquillizza. Senta direttore, allora io leggo oltre 30 milioni via da casa, nel 2014 furono 28, quindi insomma, secondo come sta dicendo lei, che c'è stato anche un incremento, 8 su 10 in Italia, il 18% in Sicilia. Il Premier Matteo Renzi ha commentato: dati molto buoni soprattutto al Sud. La domanda viene spontanea: come mai la gente preferisce il Sud? Ma ci sono due componenti, entrambe valide, poi almeno due, ci saranno anche le altre. Perché una sicuramente perché il sud potrebbe essere più bello, ecco. Il sud d'Italia è bellissimo, il sud d'Italia ha delle ricchezze ancora non valorizzate a sufficienza, e quindi è giusto, è normale, è bello che venga visto dagli italiani e non solo come un'interessante meta turistica. Il sud d'Italia, essendo prevalentemente affacciato sul mare, anche se il sud non è solo mare, in questo momento dell'anno in cui la vacanza è soprattutto una vacanza marina, è naturale che riceva una certa attenzione. Poi il sud ha grandi problemi, soprattutto di raggiungibilità. Ecco, cioè, per questo, mi scusi se l'interrompo, perché io vengo dal sud e forse proprio le infrastrutture sono un reale problema anche per i turisti. Immagino un turista che arriva in Sicilia prendendo un aereo e vuole andare ad Agrigento piuttosto che a Enna, a un aeroporto a Catania e l'altro a Palermo, quindi deve fare 2-3 ore di macchina. Ma nonostante questo la gente continua a preferire il sud. Le distanze sono un vincolo per chi si sposta, ma più che la distanza, perché si fanno anche vacanze all'altro capo del mondo, ciò che ci deve preoccupare è la sicurezza e l'efficienza. Cioè noi dobbiamo essere in grado di offrire delle soluzioni e rispettare le soluzioni che promettiamo di offrire. Da questo punto di vista, se penso a ciò che tristemente è accaduto a Pompei in questi giorni, e ci ha portato alle onori e alle cronache internazionali, ai disonori verrebbe da dire, c'è molto da fare, perché un episodio come quello di Pompei rovina l'immagine e il lavoro e la fatica di tante persone che quotidianamente si danno da fare per far sì che il sud sia un po' più efficiente, un po' più accogliente, un po' più ospitale, e ci sono tante eccellenze che non vanno dimenticate, però basta poco, basta una buccia di banana come quella per farci scivolare indietro di anni. Ecco, quindi si perde ricchezza per il paese, si perdono posti di lavoro, non è solo il fastidio, che non deve più accadere, del turista americano che sta in fila sotto il sole.
è il danno grave che facciamo al paese, il danno grave che facciamo alle persone che lavorano nel settore del turismo, in quello dei trasporti, in quello dei musei. Esatto. E meno ricchezza per il paese. In un momento come questo, in cui il Sud ha fame di lavoro, in un settore come il turismo, che riesce a dare ai giovani più del 50% dell'occupazione, non cogliere questa opportunità, io lo definisco un suicidio. Esatto, a tal proposito appunto volevo dirle, il presidente della vostra associazione ha parlato anche di mancanze da parte delle istituzioni, giusto? Sì, ognuno deve fare la propria parte, anche le istituzioni. In Italia purtroppo non abbiamo sempre l'efficienza che ci aspetteremmo e di cui c'è bisogno se si vuole ripartire con la marcia giusta. Sì, è stato detto non adagiamoci sugli allori, perché nonostante questi buoni dati ci sono ancora delle mancanze, bisognerebbe in qualche modo investire di più nel settore. Assolutamente sì, vi posso fare alcuni esempi se abbiamo ancora un minuto. Sì, prego, prego. Pensiamo alla promozione. La promozione significa, banalmente potremmo dire, la pubblicità, ma non è solo la pubblicità. Noi siamo un paese leader nel turismo, cioè siamo uno dei paesi nel mondo che più vende turismo, ma il nostro ufficio marketing, il nostro ufficio pubblicità, che si chiama ENIT, l'Agenzia Nazionale del Turismo, soffre perché è depotenziata, perché è priva di risorse e ormai da più di un anno ha una governanza, un assetto di governo che stenta a rimettersi in piedi. È stata commissariata, adesso avremo un nuovo consiglio di amministrazione che si insedia a settembre. Tutto questo accade nell'anno dell'Expo e del Giubileo, cioè nel momento in cui abbiamo gli occhi del mondo puntati sull'Italia, due manifestazioni di rilevanza importantissima, noi ci consentiamo il lusso, ci permettiamo il lusso di chiudere il nostro ufficio marketing, di chiudere il nostro ufficio vendite, e questo non ci aiuta. Qualcuno potrebbe dire, ma siamo andati avanti lo stesso. Sì, siamo andati avanti lo stesso, però la concorrenza è agguerrita, la concorrenza si dà da fare, la concorrenza scalpita, e noi non possiamo confidare sempre soltanto nello stellone, la capacità estemporanea di sistemare le cose all'ultimo momento. Ci vuole organizzazione, ci vuole programmazione, ci vogliono risorse perché la promozione richiede investimenti. Esatto. E volevo anche farle un'altra domanda per quanto riguarda la sharing economy, che ormai diciamo si diffonde in diversi settori e ha in qualche modo coinvolto anche quello turistico. Ma se ci sono delle persone che scambiano le abitazioni da diverse parti del mondo, oppure vogliono condividere in qualche modo appunto degli alloggi, in qualche modo questo può influire negativamente nel business degli albergatori? No. Bisogna secondo me distinguere tra la dimensione favolistica del divano affittato, della stanza condivisa, che c'è ma è una quota irrilevante e non dà fastidio a nessuno secondo me, e la dimensione reale di un proliferare di attività abusive, come dicevo prima, che inquina il mercato. È di due giorni fa la notizia che il municipio di Berlino, e questa è testimonianza del fatto che non è un problema solo italiano, ha inquadrato l'esistenza a Berlino di case irregolari 3 su 4, quindi il 75% dell'offerta alternativa, innovativa qualcuno definisce, social, che in questo momento troviamo su internet, è irregolare a Berlino. I numeri non sono molto diversi se andiamo a Roma, a Firenze o in tante altre città d'Italia. Allora non si tratta di vietare l'innovazione, anche perché vietando l'innovazione non si va da nessuna parte. Si tratta di pretendere che l'innovazione si svolga nel rispetto delle regole, perché dietro quello che appare a volte un po' figo, un po' elegante, un po' di moda, un po' trendy, spesso c'è del lavoro nero, spesso c'è dell'evasione fiscale. Quindi non pensiamo solo all'euro in meno che in alcuni casi può comportare il preferire determinate soluzioni. Concordo pienamente, sposo le sue parole, direttore. Io la devo interrompere perché siamo arrivati al termine. Però prima ho utilizzato un termine, figo. Mi racconti in 10 secondi la sua vacanza più figa che ha fatto?
Ma io ho fatto tantissime vacanze in tanti posti belli d'Italia, le più belle sono sempre quelle in cui c'è la possibilità di scoprire, di incontrare, non voglio far torto a nessuno, ma tutte le volte che sono riuscito a incontrare delle persone, a conoscere i luoghi, a entrare nello spirito dei luoghi, sono tornato a casa più ricco. E questo significa che tutti quanti abbiamo la possibilità di fare una vacanza, i più fortunati fare i viaggi più lunghi. Ma anche vicino a casa abbiamo un paese bellissimo, c'è qualcosa da scoprire, ci sono tante cose che possiamo andare a fare per godere di questa meravigliosa Italia. Ha ragione, grazie mille direttore. Alessandro Nucara, direttore generale di Federalberghi. Buone vacanze italiane a tutti. Grazie. Buone vacanze. Direttore ha dato delle belle risposte, ha preparato anche delle belle domande, però ho visto che ti stavi divertendo, ma siamo arrivati al termine di questo primo appuntamento. Eh sì, purtroppo sì, ma noi andremo mai in vacanza? Ma non lo so, vediamo, intanto ci godiamo questo pepe e sale, anzi facciamo una cosa, noi nel salutarvi vi ricordiamo che potete inviarci dei video selfie per raccontarci la vostra estate, oppure quello che non vi piace di quest'estate, giusto? Eh sì, perché appunto ognuno di loro potrà darci un contributo e raccontarci in qualche modo l'estate. E c'è già chi l'ha fatto, quindi subito dopo di noi ci saranno i nostri video selfie raccolti cosa non vi piace dell'estate. Grazie a Silvia Malagnini. Grazie a te. E grazie a tutti voi che siete stati con noi. Ci vediamo dopodomani. Ciao. L'estate 2015 non mi piace perché mi trovo costretta insieme alle altre centinaia di migliaia di docenti precari in questo caldo torrido a una vilente attesa di un'assunzione nella scuola che non arriverà mai. Assunzioni in massa a posti zero per metà degli insegnamenti della scuola italiana. Grande trovata. Vai! Questa è Roma. Tutto pieno di traffico e si va al lavoro. L'estate senza un soldo, niente vacanze, la vera spending review. Diventa veramente terribile vedere tutti questi turisti in vacanza. Che devi fare? È così. Allora io chiedo fin da subito un aiuto, regalatemi Praga con la neve, vado in vacanza a dicembre. Perché le donne sono troppo succinte e io ho ancora più sensazione di calore insopportabile.